fai a pesto. C'è distanza tra palato e lingua. Ma dolce, non è che sono troppo che rimane di sfondo. E quello lì, senti, non c'è uno che insegna, per dire, uno che canta, che non pensa, che non pensi ad aprire la gola. Tutti pensano quella. Aprire la gola vuol dire sbadigliare, no? Sì. E poi canti. Ti fai un punto tuo, idealmente, un po' più avanti, un po' più indietro, quello lo devi provare da qui a qua, ci vuole un periodo, piano piano, ma basta che tu ti senti libero. Questa qui è la cosa più importante, perché se tu stringi la gola, ciao, e qua, e pensi sempre di tenere la lingua dolce, non dura, perché sennò indurisci. Questo è il fiato, come la pallina che sta sopra. Sì. Poi l'avrai sentito di questo di là. Sì, Il Germinal vento, dice se, ecco spesso così. nei libri. Quindi devi pensare a tenere la voce un po' così, non spinta molto in avanti. Sì. Perché se spinti in avanti prima o poi chiudi. Uno, due, tre, quattro, ti strozzi. Se Sì. il fiato viene su, no? Il fiato viene su, tu ti devi sedere sul fiato. Se tu lo centri bene, tutto va bene, ma se non ci pigli, se si tiene tutta la gola, capisci? Se non pensi a tenerla aperta la gola. Studiati dentro, dici cosa faccio io? Tengo, come sta la mia lingua all'incirca, come va? È idealizzato, non è che può essere studiato al millimetro, Sì. però se tu l'aiuti, cominci a aprire sta gola piano, 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 vai. Devi giocare col fiato, sai. È un gioco di fiato il canto. Perché vedi alcuni che cantano con estrema facilità? Perché sanno quello che fanno. Stai attento a non prendere il fiato di naso, perché se mi pigli il fiato del naso, appena appena l'hai fatto, ma l'hai fatto, la voce ti va un po' più su e squilla un po' di meno. Una delle cose più simpatiche che si è scritto nei libri, perché anch'io l'ho letto un po' tutti, no? È quello di dire, devi cantare qui. Sul labbro? O sui denti, sì. Ma sui denti così, non sui denti lunghi così, cioè praticamente devi essere qui, come pensiero, non è che devi pensare lì, devi pensare qua, perché Sì. se pensi qua la voce ti si appoggia, il fiato intanto viene su da qui, la vocale la devi mettere qui sotto, questo è il problema. È un po' un'incongruenza quello che si dice, ma deve essere proprio così, Sì. capisci? L'incongruenza, ti dici qui indietro, ma deve essere libera. Stai attento là di farla appena appena più chiaro, perché scura vuol dire pesantezza. Da Melocchi, lui pigliava qua, tirava giù così, e cantava qui. Del Moro poi gli è venuto benissimo, ma gli altri bisogna pensarci, specialmente i giovani.